avete mai sentito parlare di Petronilla? Era un influencer degli anni 30 e insegnava al suo pubblico a cucinare spendendo poco. Era anche un medico e una giornalista e le sue ricette abbellivano la realtà in un periodo che per molti era veramente difficile. Meno male i tempi sono cambiati, ma lei è ancora molto attuale. Tra poco vi racconterò come insegnava le mogli a fare la cresta sui soldi che i mariti davano loro per fare la spesa ogni settimana. L'ingrediente principale per gli gnocchetti di semolino è lei, la zuppiera. Dovete servirli in una bella zuppiera se volete che questa ricetta povera assuma un aspetto più sofisticato e quindi non faccia intuire che avete speso davvero poco per realizzarla. Partiamo mettendo a scaldare il latte. Utilizzate una pentola capiente perché poi al suo interno dovremo mettere anche il semolino e tutti gli altri ingredienti. Aggiungiamo il burro e lasciamo che arrivi quasi al punto di ebollizione, ma senza farlo bollire. Mentre si scalda potete preparare il semolino con un po' di noce moscata grattugiata. Questa è una ricetta davvero veloce da preparare, anche molto facile, ma soprattutto molto buona. Gli altri ingredienti che vi serviranno sono 2 cucchiai di parmigiano circa, un uovo e un tuorlo e della farina extra per la lavorazione. Non dimenticate di mettere anche un pizzico di sale. Quando sta per raggiungere il bollore, arriva il momento di aggiungere il semolino, un po' alla volta. L'impasto è pronto quando inizia a rassodarsi. Toglietelo dal fuoco, lasciatelo raffreddare un pochino e poi aggiungete un paio di cucchiai di parmigiano, l'uovo e il tuorlo. Dovete ottenere un impasto che sia abbastanza denso, simile a quello della polenta, in modo che quando sarà un po' più freddo sarà facile lavorarlo e formare i piccoli gnocchi. Per fare questa ricetta serve anche olio di gomito, perché quando l'impasto si rassoda inizia a essere duro. Voi non demordete e continuate, è arrivato il momento di aggiungere il tuorlo. Vado a prendere un bicchierino per conservare il bianco dell'uovo. Il principio fondamentale della cucina economica è sempre non sprecare nulla, quindi con il bianco potrete fare domani magari una frittata o aggiungerlo a un'altra preparazione. Una volta amalgamato il tuorlo è arrivato il momento di aggiungere ancora un po' di farina, tanta quanta ne basta finché il composto risulti lavorabile. Potreste averne bisogno di 20, 30, 40 o anche 50 grammi. Qui, mentre l'impasto riposa, iniziate a riscaldare il brodo. Io utilizzo sempre un brodo vegetale, ma potete utilizzare anche un brodo diverso, ad esempio di carne, se avanzato da un'altra preparazione. Mettetelo in una pentola capiente con il coperchio e portatelo a ebollizione.
Quando l'impasto raggiunge questa consistenza, spostatevi sulla spianatoia mettendo sotto un po' di farina e poi cercate di formare un salsicciotto, così. Sistemate di fianco a voi un vassoio, metteteci un po' di semolino all'interno e iniziate a lavorarlo. Dovete ottenere degli gnocchi né troppo piccoli né troppo grandi, l'importante è che siano carini dentro la vostra bella zuppiera. Tagliate l'impasto in 2-3 pezzi, poi lavoratelo da sotto con un coltello o con una spatola in modo che si stacchi e al tempo stesso si raffreddi. Quando raggiunge questa consistenza potete tagliare i vostri gnocchi. A differenza di quelli di patate, questi sono molto morbidi, quindi dovete rotolarli bene nel semolino affinché non si attacchino. Una volta terminati gli gnocchi non vi resterà che cuocerli buttandoli nel brodo bollente e come per quelli tradizionali sono pronti in pochi minuti, basta che salgano a galla. Ed ecco la vostra zuppiera bella fumante. Ora non vi resta che aggiungere il brodo e poi devo svelarvi il segreto di Petronilla. Lei diceva, quando metterete in tavola questi buonissimi gnocchetti al vostro maritino, beh, lui non si accorgerà mai che questo piatto così sontuoso è costato talmente poco che con i soldi che avete risparmiato, beh, potrete andarvi a comprare quel profumo che desideravate tanto.